raga, super buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Eccoci qui dopo non so quanto con un nuovissimo vlog, però non lo so, oggi ero ispirata e ho detto ma sì, facciamone uno. Le clip che avete visto in precedenza l'ho registrate col telefono, per comodità ho usato la cover, tra l'altro con l'aggeggino che si appiccica al muro, top. Mi raccomando di bagnarlo perché altrimenti si staccherà il telefono e mi ha fatto un volo una volta assurdo. Però adesso vi appoggio un attimo da qualche parte così vi dico un po' qual è il piano della giornata. Ok, ed eccoci qui, vi ho posizionato su una posizione un po' più stabile. Allora, che cosa faremo oggi? In realtà non devo fare nulla di troppo particolare se non studiare. Ho qua tutti i miei libri che non riuscirò ad alzare. Ecco, sì, ce l'ho fatta. Pensavo di non riuscire ad alzarli senza far cadere tutto. Comunque devo studiare, stamani farò elettronica digitale e oggi pomeriggio segnali aleatori. Stamani punto a finire una serie di esercizi di elettronica digitale. Se non riesco li concludo oggi perché diciamo la tabella di marcia è di finirli oggi. Che mi sono fatta e ce l'ho nell'agenda che però è di sotto. Tra l'altro, parentesi, è tantissimo che non uso l'agenda, ho scritto le cose sparse su vari post-it, infatti poi li devo tutti aggiornare, tutti appiccicare. A parte questo, poi oggi dovrebbe arrivarmi un pacco che non ho la più pallida idea di che cosa sia, quindi lo scopriremo. E oggi pomeriggio vorrei anche registrare un paio di video per TikTok / Instagram sui miei prodotti preferiti di make-up o comunque quelli che sto utilizzando di più al momento. Le cuffie che mi avete visto all'inizio sono queste qui della Soundpeats, con cui mi sto trovando molto molto bene se vi interessano, ve le ho fatte vedere già su Instagram. E se vi interessano appunto le trovate su Amazon. Vi ricordo comunque che in generale in descrizione trovate i miei vari link utili, tipo le mie vetrine, i link con i codici e anche la mia wishlist. Tra l'altro ho qua il mio nuovissimo computer, ovvero questo, che è il MacBook Pro da 14 pollici. Anche questo ve l'ho già fatto vedere su tutti gli altri social, lo sto usando, ci editerò anche il video, ci edito tutte le varie cose, mi sto trovando super bene e sono super fiera e felice del mio acquisto. E infatti stamani per studiare mi servirà un po' lui e ovviamente il mio immancabile iPad. Senza loro praticamente non riesco a stare. Tutto rigorosamente rosa, tra l'altro l'iPad e il telefono matching. Ho anche le AirPods, però sono di là. Comunque niente, adesso mi metto a studiare elettronica, quindi vi cambio l'inquadratura, vi lascio un po' un piccolo timelapse. Se succede qualcosa, se arriva il corriere, interrompiamo e vi faccio vedere perché non so a che ora arriverà. Il piano della giornata è questo, poi appunto vi tengo aggiornati se cambia qualcosa o tutto. Quindi cambiamo inquadratura e partiamo subitissimo. Thank you.
Raga, eccoci qui al dopo pranzo. Stavo finendo di fare il voice over ad un video quando ha suonato il corriere con il pacchettino. Adesso che è arrivato credo di sapere che cosa c'è dentro, però adesso vi poso in una posizione anche qui più stabile e vi do un piccolo spoiler, perché di questo poi vi farò anche un video dedicato per Instagram e TikTok. Ok, allora adesso decisamente molto meglio, sono le 2 precise e intanto vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. E poi ero qui perché mi stavo anche per preparare, ho tutti i trucchi all'aria, perché oltre che a truccarmi un minimo, lo facciamo velocemente insieme. Come vi stavo dicendo, stamani vorrei fare un paio di video per Instagram e TikTok dove vi faccio vedere insomma i miei prodotti preferiti barra che utilizzo di più riguardanti il makeup. Però prima andiamo a vedere questo pacchettino perché sono stracuriosa. So già che cosa teoricamente appunto c'è dentro, però non l'ho ancora visti di persona, quindi sono molto molto curiosa. E questo sarà un po' uno spoiler perché poi ve li farò vedere per bene un'altra volta. Allora, intanto abbiamo il quadernino, che carino. No, che cosa adorabile. Allora, mi arriva da questo sito che si chiama EB, che è fatto così, intanto vi do già uno spoiler. E questo è un quadernino praticamente insieme alle cose con alcuni modi per poter utilizzare quello che c'è nel pacco, cosa molto adorabile. Perché questo è un pacchettino che contiene delle cose per il planning e dei washi tape. Lasciate i miei capelli che sono un po' all'aria. E quindi fa vedere per esempio come poterli utilizzare. Ci sono 100 modi, quindi molto molto carina questa cosa, non l'avevo mai vista. Poi abbiamo un quaderno così bullet journal, rigorosamente rosa. Tra l'altro tutti brillantini, molto molto carino ad anelli. E poi abbiamo 2 box di washi tape che adesso non vi sto troppo a spoilerare perché ve li farò vedere. Non vedo l'ora di vederli diciamo di persona perché dalla foto e dal sito mi sembrano veramente bellissimi. Mi raccomando, seguitemi quindi nei social che trovate qua sotto in descrizione, trovate tutti i miei link, così che poi li potrete vedere in azione, sono super super curiosa. Adesso però veniamo a noi e tiriamo su intanto questi capelli, dopo metto un pochino di shampoo secco. Allora, anzitutto andiamo a fare un make up abbastanza leggero perché non voglio fare cose troppo elaborate diciamo. Come primer metto questo qui della Bella Oggi che si chiama Boost Acqua Primer, che è appunto un primer a base d'acqua che fa una sorta di crema idratante. Come correttore vado ad usare questo qui di Rare Beauty che io ce l'ho nella colorazione 130 e vado a recuperare il pennello che uso di solito per questo correttore, eccolo qua. Vi ho fatto un pochino di zoom così vedete un pochino meglio. Adesso prendo anche uno specchio perché sennò non vedo assolutamente nulla. Allora, lo vado a mettere giusto nelle zone qui dove mi serve un po' di più, quindi qui dove ci sono i miei amichetti Bob e Rudolf, e lo vado a spalmare con il pennello. Questo correttore piace molto perché fa un effetto super leggero, però copre quello che deve, e infatti l'ho quasi finito e avevo comprato, visto che sta per finire, quello di Mario, però hanno un finish proprio diverso, quindi insomma finché ce l'ho lo utilizzo lo stesso. E non so voi, però già un pochino così la differenza secondo me si vede. Il blush voglio mettere quello di Rare Beauty, però quello diciamo compatto, non quello in crema, quindi vado subito a settare con la mia cipria di Charlotte Tilbury, che come potete ben vedere ho ben amato, l'ho quasi finita, dovrei ricomprarmela. Volevo prendere la close up di Nabla, fatemi sapere che cosa ne pensate, se ce l'avete oppure se secondo voi dovrei ricomprare direttamente questa, però la ricarica, perché ho visto insomma che c'è la ricarica che costa un pochino meno. Però avevo visto online che più o meno gli ingredienti di questa e quella di Nabla sono molto simili, e per quello che la volevo provare, quindi visto che costa la metà fatemi sapere. Mi vado intanto a mettere questo glossino qui sulle labbra che è di Laila, che praticamente fa un effetto di tinteggiatura alle labbra, non è un gloss di quelli rimpolpanti, ok, dà semplicemente il colore alle labbra in base al pH eccetera. Quindi intanto lo vado a mettere così agisce mentre facciamo il resto, ed ecco qui. E poi come blush vi stavo dicendo volevo mettere questo qui di Rare Beauty, io ce l'ho nella colorazione Happy ed è uno di quelli nuovi che fa anche da illuminante, quindi andiamolo subito a mettere. Ecco qui un pennellino per il blush e lo vado ad applicare un po' così, almeno mi fa anche l'illuminante. Perfetto, poi non vado a mettere ombretti o cose così, vado solamente a settarmi un po' la palpebra con questa palettina di Mario e con questo colorino qui chiaro un po' rosino, questo qua della palette, lo vado a mettere su tutta la mia palpebra mobile in questo modo e basta praticamente, non faccio altro. Però vado a prendere questa matita di Laila e vado a fare un pochino la righina di eyeliner. Ve l'avevo fatto vedere mi sembra o su TikTok o qui su YouTube come mi faccio l'eyeliner ultimamente, cioè in una maniera molto semplice e veloce, quindi se vi interessa potete vederlo in uno di quei video, però è giusto per dare un po' di... E voilà, ho già fatto. Adesso vado a piegarmi un pochino le ciglia e come mascara vado a mettere quello suo della matita, sempre di Laila, che si chiama The Longer The Better Hyper Extension, con cui mi trovo benissimo perché adoro il tipo di scovolino. Ve lo faccio vedere,
fatto in questo modo, eccolo qua. E quindi ora mi piego le ciglia e lo applico off camera e ci vediamo tra un secondo. Ed eccomi qui ricomparsa con il mascara e come potete vedere il nostro lip gloss ha fatto anche effetto e si vedono tutte le mie labbra che ora sono più rosate e non penso di mettere altro perché secondo me è carino così e ci sta bene con la mia maglietta verde. Come ultimissimissimo step vado a mettere un pochino di gel alle sopracciglia, uso questo qua di Morphe che è traslucido, non si chiama in nessun modo, è un brow setter ed è trasparente, quindi lo vado semplicemente ad applicare un po' così giusto per ridare un po' di colore e poi basta, non faccio altro. Questo è il mio make up super veloce per darmi un pochino di vita e di colore. Metto giusto un pochino di setting spray, ultimamente sto usando sempre questo qua di NYX che dovrei comprarmi in full size che era nel calendario, che fa l'effetto dewy, e quindi il make up praticamente è già pronto. Adesso mi metto un pochino di shampoo secco, mi metto a fare i video e quindi ci aggiorniamo tra pochissimo quando ho finito. Ok raga, allora il video è stato registrato, come potete vedere c'è un po' di caos sulla scrivania, quindi adesso mi metto un po' a sistemare questo macello che ho lasciato post video, che succede sempre così. Mi riposo un pochino, mi guardo qualche puntata magari di Naruto o qualcosa e poi ci vediamo più tardi che riprendo a studiare. Un po' più buio rispetto a stamani perché sono le 4 precise di pomeriggio. Dopo aver fatto i video ci ho messo un'oretta, mi sono un pochino riposata perché ero un po' stanco oggettivamente, appena ho toccato il letto mi si sono iniziate a chiudere gli occhi, quindi ho fatto una power nap, ho fatto merenda, vi faccio passare il mio bellissimo piatto di frutta che mi sono fatta qui in sovraimpressione. Adesso mi metto un attimino a esportare le clip che ho fatto con il telefono sul portatile, così poi le inizierò a editare e poi continuo a studiare. Voglio proseguire una cosa che devo finire stamani di digitale e poi farò segnali aleatori fino a circa le 7, che poi devo andare un attimo via, quindi termineremo poi il nostro vlog. Adesso metto le clip a esportare e vi lascio anche all'ultimo timelapse di questo video mentre studio e ci vediamo per salutarci. Raga, allora eccoci qui arrivati alla fine del vlog con questa clip last minute fatta con il telefono, perché appunto sempre last minute con mia mamma abbiamo deciso di fare un salto alla Mondadori. Vi faccio vedere anche che cosa ho preso. Siamo andati lì perché allora lei era arrivato un libro e a me appunto i manga, più abbiamo preso un regalo. Vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Allora, mi è arrivato finalmente in ritardo il 16° volume di Inuyasha, di questa wide edition meravigliosa. Io l'ho iniziata a leggere con questa edizione, sono arrivata appunto al 16° volume, che è l'ultimo
l'ultimo uscito, che tra l'altro è più fine dei precedenti, non so quando uscirà il prossimo, però non vedo l'ora di leggerlo. Mi sono poi arrivati due volumi della J-Pop che avete visto in copertina. Tra l'altro, siccome è l'anniversario della J-Pop, ci sono tutti i loghini, vedete, glitterosi, stupendi. E mi è arrivato il nono volume di Mononogatari, adoro troppo questo logo glitteroso, comunque è questo. Manga molto molto carino, questo è più uno shonen con un po' di storia d'amore nel mezzo, molto carino, ve lo consiglio. E poi questo qui che è uno shoujo, ovvero Takashi e il negozio di biciclette. Era uscito 2 mesi fa il primo volume, l'avevo preso per curiosità, mi era piaciuto e quindi eccoci qui con il secondo. E quindi questi sono i miei acquisti manga. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete visto anche la mia collezione su Instagram, TikTok eccetera, fatemi sapere. Comunque niente, questo era il vlog della mia giornata, queste sono giornate un po' così perché appunto siccome si avvicina la sessione devo studiare principalmente e quindi mi destreggio un po' tra impegni vari, studio eccetera. Infatti tra poco anche devo riandare via, stasera viene il mio ragazzo, quindi insomma un po' di queste cose qua. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vorreste più vlog o altre tipologie di video che vorreste vedere sul mio canale. Se poi il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like, commentate, iscrivetevi, azionate le notifiche per non perdervi i futuri video, lasciatemi qua sotto appunto nuove idee e nuovi video e fatemi sapere anche insomma cosa ne pensate della mia giornata. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!